Perché ha scelto di fare questo gesto nobilissimo? Una volta mia mamma ebbe bisogno di sangue e allora mi sento in dovere di comunque dare il mio per chi ne può avere bisogno. Siamo all'interno del centro di medicina trasfusionale della ASL Lanciano Vasto Chieti, nel Policlinico Santissima Annunziata. Se con il Covid le donazioni sono diminuite drasticamente in Italia e nel mondo, qui ci dice il direttore del servizio di medicina trasfusionale Patrizia Di Gregorio, tuttavia la situazione regge, anche perché spiega ci si è azionati per tempo, ma non basta, prosegue, perché questo è un problema globale, importante, delicato e che riguarda tutti, i donatori con la loro generosità e chi riceve il sangue. In realtà la produzione del sangue è appannaggio del collega Colamartino che sta a Vasto, ma uniamo le nostre forze per poter dare forza e vigore a quella che è la produzione del sangue. Sangue che in questo momento scarseggia in tutta Italia e forse diciamo nel mondo. Cosa dire? Che dobbiamo ringraziare i nostri donatori che continuano a venire, evidentemente siamo riusciti a conferire loro quella tranquillità, quella serenità che non li impaurisce nell'entrare in un ambiente ospedaliero e quindi a renderli sicuri che qua non ci si contagia, o perlomeno non di più sicuramente che non per le strade o nei parti o negli incontri occasionali al di fuori. Perché diciamo in tempo di Covid le donazioni sono scese in maniera drastica? In Italia sicuramente, ma non solo in Italia, anche all'estero. Quindi sono scese per due ordini di ragioni. La prima è che si ammalano anche i donatori, come ci ammaliamo noi, si ammalano di Covid anche i donatori. Il secondo motivo potrebbe essere, ma ripeto, questo l'abbiamo qua un po' scongiurato, il timore di venire in un ambiente ospedaliero. Questo potrebbe, dobbiamo metterlo in conto. In molti ci hanno chiesto, chi ha avuto il Covid può donare una volta guarito? Sì. Sì, a 14 giorni dal termine dei sintomi di Covid. È ovvio che un tampone perlomeno va fatto prima di venire. Perché donare il sangue? Dicevo, è una bellissima domanda perché ha 3.000 risposte. La più bella gliel'ha data il signore che abbiamo appena, il nostro donatore da 10 anni a questa parte, ma si è accostato alla donazione perché la mamma ha avuto bisogno di sangue. Allora forse una delle motivazioni più forti che io sto riscontrando, quando si capisce che è un bene essenziale, indispensabile, senza il quale veramente si muore, si capisce che probabilmente il nostro contributo è nobile, è importante, è veramente indispensabile.